Salve a tutti amici di YouTube, qui MickeyPerfect96 che vi parla. Oggi ragazzi sono con uno dei video più richiesti negli ultimi giorni, negli ultimi tempi sul mio canale, dove ragazzi volevo parlare a 360 gradi di questi mostri Link. Prima di tutto volevo chiedervi scusa per la leggera assenza, ma purtroppo ho avuto impegni vari, lavorativi, eccetera, eccetera. Però finalmente riesco a farvi questo video. Allora, la prima regola, ragazzi, io vi parlerò delle regole in modo molto spicciolo per cercare di farvi capire. Innanzitutto, ragazzi, le zone pendulum si spostano nella prima e nella quinta zona carta magia trappola. Quindi quelle due zone avranno ambedue le funzioni. Noi ovviamente potremmo utilizzarla con cioè o usiamo per i pendoli o la usiamo per settare una magia o una trappola, ovviamente, però quelle due zone saranno adibite ad entrambe le cose. Quindi si passa dal poter avere 5 set oppure 2 pendoli e 3 set, 3 magie trappole, insomma, quindi bisognerà gestirle bene. Quello che ragazzi vi ha spaventato molto, e l'ho notato, è queste due nuove zone. Lo voglio fare molto semplice. Il gioco come si è modificato? Semplicemente questa zona è stata messa in quella posizione perché i mostri Link hanno le frecce, come vedete. Queste frecce, ragazzi, indicano le zone carte mostro. Infatti, come vedete, queste zone, se in diagonale indicano una di sinistra e una di destra in basso, sono delle zone che sono adibite all'evocazione da extra. Perché adesso, ragazzi, cosa succede? È cambiato tutto. Nel senso che se un giocatore decidesse di non giocare Monster Link, come sfrutta questo terreno? Le 5 zone carte mostro in pratica servono per evocare i mostri da deck, i mostri normali, i mostri con effetto, eccetera, eccetera, i classici mostri. Però i mostri da extra, ragazzi, potranno essere solamente evocati nelle zone adibite all'evocazione da extra, che sono le zone indicate dalle frecce dei Link, oppure, come abbiamo fatto l'esempio, io per dire non gioco i Link, oppure quella sesta zona che è lì centrale. Ce n'è una per ogni giocatore, quindi una per Loppo e una per me, infatti ce ne sono due. Però così, senza alcun effetto, senza alcun mostro, c'è solamente una zona che è adibita all'evocazione da extra, che è quella centrale, ragazzi. Infatti lì, in quella zona lì, possiamo decidere se evocare il nostro unico sincro, il nostro unico Xyz, oppure di evocare il nostro Link, il nostro mostro Link, che con determinate condizioni di evocazione determinate dal Link che sta nella difesa. Infatti, ragazzi, non avendo difesa, questi mostri devono stare per forza in attacco, non possono essere spostati in difesa né da effetti né per volontà del giocatore. Inoltre, ragazzi, questa zona è fatta apposta per i Link, perché mettendo un mostro Link in quella zona centrale, esso ti consente con le due frecce di indicare le tue due zone, o una, insomma, dipende dalle frecce quali sono, quali zone puoi usare da extra. Per dire, il The Cold Talker ne ha una a destra e una a sinistra, ovviamente indicando il basso. Vuol dire che quelle due zone possono essere usate per evocare un Xyz o un Synchro. Quindi, o una fusione, insomma, quello che è, un mostro da extra, però avrai due zone che in quel momento saranno adibite all'evocazione da extra. Però domanda, Miki, ma io posso giocare senza Link? Sì, però, come ho già detto prima, senza i Link l'unica zona da extra che ti sarà concesso usare sarà quella centrale. Di conseguenza, se io gioco LS, per dire, e voglio evocare Michael, devo cacciarlo lì in mezzo e non potrò evocare altri Synchro, perché le altre zone, ragazzi, quelle 5 che vedete lì, non sono adibite all'evocazione da extra. Quindi questa, ragazzi, essenzialmente è la regola, che questo Link in pratica va evocato in quella zona per farmi, diciamo, evocare altri 2/3 sincro. Inoltre, ragazzi, avete visto che ci sono già dei Link che hanno le frecce in orizzontale. E uno mi potrebbe dire, ma come, se io lo metto lì non c'è niente a destra e a sinistra? Allora, devi evocare Link in quella zona lì, mostro extra, che ti indica le due giù.
in una di quelle due centrali lì nelle cinque zone carte mostro, evochi un altro link con le due frecce in orizzontale, così hai magari una destra che è indicata dal link in mezzo e quelle due a lato che sono a fianco del secondo mostro link che hai evocato. Insomma, ragazzi, sì, è complesso, però fate presente che in questo momento, senza link, potrete evocare solo un mostro da extra che andrà in quella zona centrale. Potevano benissimo disegnarla a fianco delle altre 5, però ragazzi, per sfruttare questa faccenda delle frecce, hanno dovuto metterla in mezzo. Quindi ragazzi, essenzialmente possiamo giocare senza link, però solo un mostro. Finché non ci viene fatto fuori quello, non potremo evocare altro. Che cosa significa tutto questo casino? Che il gioco si rallenta. Si rallenta molto. Ma Miki, tu sei d'accordo? A te piacciono? Io ragazzi ve l'ho sempre detto che sono attaccato all'old school di Yu-Gi-Oh! Però, questi mostri Link mi garbano. Mi garbano perché? Perché fanno un qualcosa che ho sempre predicato. Rallentare il gioco. Sicuramente ragazzi, vi do ragione sul fatto che per raggiungere questo obiettivo si poteva benissimo fare altro senza stravolgere il gioco, si poteva non evocare questo mostro, si poteva non inventare questo tipo di mostro, potevano usare benissimo un altro colore, hanno dovuto copiare quello dei rituali, pazienza. Però io non sono totalmente contro questa cosa, anzi, ora come ora mi schiero dal pro Link. Non sono affatto così ostile come coi Pendulum. Certo, mi dispiace che il gioco prenda una piega così evoluta, però se proprio devono uscire e tu mi dici, per dire, Miki, tu te li devi far andare bene, io me li faccio andare bene. Io ragazzi tenderei di più a focalizzarmi su deck che non giocano troppo di extra. Perché insomma lo stile di gioco dei Link mi piace l'obiettivo che raggiungono, nel senso rallentano molto il gioco, però non mi piace tanto lo stile, nel senso che per evocare Dexter devo dipendere da un altro mostro, poi succede qualcosa, però ora come ora mi schiero a favore. Se poi la Konami dovesse mai rovinarli del tutto, ovviamente i ragazzi mi schiererò contro. Però ora come ora l'idea mi piace. Però qual è il problema? Che questa banned list che ancora non si vede, che ancora deve arrivare, per me può riservarci delle sorprese, ma molto brutte. Perché ora come ora, ragazzi, giocare Link quasi non conviene. Ci sono veramente pochi mazzi che rendono i Link, diciamo, li amalgamano per bene. Gli altri sono tutti morti. Tutti i mazzi, ragazzi, sono morti. Tutti i mazzi che giocano da sincro e Xyz a ruota, come poteva essere Six, come poteva essere anche i mostri, anche molti mostri Pendulum, mazzi Pendulum, tantissimi mazzi, l'Omega Spam, tanta roba, ragazzi, muore. Con questa meccanica di gioco, qualsiasi mazzo riceve un'animata. Se il tuo mazzo giocava molto di extra, per colpa di questa nuova meccanica, il tuo mazzo è morto. Ed è questo l'unico contro, ragazzi, che trovo. Senza contare il fatto che questi mostri Link potrebbero costare anche molto, visto che sono quasi essenziali. Perché la Konami ha avuto coraggio. Ha avuto coraggio nel senso che ha voluto intaccare il gioco dalle radici, rischiando che molta gente mollasse il colpo. La Konami sta avendo coraggio. La Konami ha fatto di più che con i Pendulum. Non è andata a intaccare solamente o il mazzo o l'extra deck, ma è andata a intaccare le regole del gioco. Ti costringe a giocarli. Quindi ragazzi, essenzialmente, quello di cui ho paura è che la Konami pian piano si accorga che attualmente giocare mostri che non usano troppo l'extra diventi quasi conveniente. E ho paura di ritrovarmi una banned che assomiglia tanto a quella che ha spazzato via tutto, quella che hanno bandito Reborn e tutto, Tempesta Potente, quella lì dove veramente la lista era infinita. Nel senso che
tantissimi mazzi che magari non avevano spazio in questo meta, ora con questa regola riguadagnano posizioni perché gli altri mazzi si rallentano, ma la Konami questo non lo permetterà mai, perché se no rende conveniente non giocare i mostri Link, e i Link invece la Konami li deve vendere. Quindi io ho tantissimi mazzi che magari non hanno mai fatto un cazzo, ma che per colpa dei Link potrebbero ritornare in auge. Io, ragazzi, ho paura invece che la Konami li ammazzi, li tocchi, li limiti, perché deve togliere quei mazzi che senza i Link comunque potrebbero creare un contrasto. Io ho paura per LS adesso, ho paura per certi mazzi che non giocano troppo da extra, perché potrebbe essere conveniente non giocare questi mostri. Quindi, ragazzi, la Konami ha avuto coraggio. Dalla Konami, ragazzi, ci possiamo aspettare di tutto adesso. La banned list non esce, questa è già una banned list, perché ha ammazzato tutti, ha ammazzato tutto e tutti. Però, ragazzi, possiamo farli nostri. Possiamo trovare mazzi che non giocano troppo da extra, che comunque possono non dipendere dai Link. Io, ragazzi, sono pro ai Link, nel senso, ci possono stare. Quindi, ragazzi, questo era il mio pensiero. La mia paura più grande, ragazzi, è che la Konami tocchi dei mazzi che adesso potrebbero dire la loro, perché questi altri mazzi si sono rallentati parecchio. E finché non arriveranno i Link, ragazzi, questo non potremo mai saperlo. Ho paura per questi mazzi che spaccano tutto, come LS o altra roba, perché effettivamente, se questi mazzi contrastano troppo i Link, li segnano a mezzo, è inutile. Anche Infernoid, ragazzi, non appena il Garden lo reprinteranno, queste cose qua, io ho paura, anche Infernoid lo toccano. Toccano Left Arm Offering, il giardino, tutto gli toccano. Perché è un mazzo che non gioca da extra, non gioca quasi per niente da extra. Ce la può fare benissimo da solo. E ragazzi, la Konami è pronta a fotterci. È pronta a fotterci, attenzione. Perché se mai riuscissimo ad evitare i Link, quei mazzi con il quale sarà possibile tutto ciò, la Konami ce li segherà di brutto. Quindi ragazzi, preparatevi a delle brutte sorprese. Perché io, ragazzi, se da una parte questi Link possono piacermi, dall'altra sento tanta puzza, sento tanta roba che barcolla, senza contare che non escludo che la Konami riesca a rovinare anche questa meccanica. I Pendulum sono quasi morti, perché dall'extra non possono più spammare 5, perché essendo considerati da extra quei mostri e pendulum che vengono distrutti e mandati nell'extra, devono passare per forza dalle zone che sono indicate dai Link. Quindi potranno essere evocati troppo solo da mano. Potranno avere velocità solo se evocati da mano. E solo se avranno delle zone adibite da extra, potranno essere ribaltate dall'extra. Come parliamo anche dei Sync e degli Xyz. Perché ragazzi, il gioco era diventato una merda. Tutta velocità. Vinco perché faccio combo, perdo perché mi ha fatto combo, riprendo esattamente il discorso che ho fatto nell'ultimo video. Ragazzi, questa è la realtà. Quindi contento anche perché i Pendulum hanno ricevuto una bella stanata. E questa, ragazzi, è il mio pensiero. E sinceramente, ragazzi, la cosa dei Pendulum mi ha fatto veramente piacere, perché evocare tutto dall'extra, adesso, ragazzi, non si potrà più fare quel cazzo che ci pare. Ma tutto avrà un senso logico. Da MikiPerf96 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, ci si vede nel prossimo video. Bella!